Si è svolto a Bologna un interessante incontro organizzato dall'osservatorio Arno. Il tema dell'incontro era il profilo dei pazienti con patologie cardiovascolari. Ne parliamo con la dottoressa De Rosa. Dottoressa De Rosa, ci racconta che cos'è Arno e quali sono i dati che raccoglie questo enorme serbatoio di dati sanitari? Arno è un database clinico di popolazione che ha come peculiarità il fatto che ha il paziente al centro del processo, per cui raccoglie con una convenzione attraverso le aziende sanitarie locali tutti quelli che sono i flussi relativi al paziente, i flussi della farmaceutica territoriale, i flussi dei ricoveri ospedalieri, i flussi della specialistica, e poi si aggiungono degli altri flussi tipo quello della erogazione diretta, quello del primo ciclo di terapia, quello del piano terapeutico, tutti i flussi che sono tracciati con il paziente. Di questo abbiamo fatto un data warehouse con i dati integrati e con questo riusciamo, i dati sono aggiornati mensilmente, per cui ogni mese abbiamo una nuova versione. Una delle peculiarità è che queste ASL sono in rete, che hanno una storia di 24 anni e che partì già 24 anni fa con una visione online, cioè le ASL accedevano all'analisi dei dati, perché la vera peculiarità è che i dati sono in mano alle ASL, che possono farsi le loro elaborazioni, ma era già partito appunto perché il CINEC è un centro di calcolo ed ha messo a disposizione un livello di tecnologia avanzata, era già in internet. Ecco, quante ASL raccoglie? Qual è la popolazione monitorata dal database? Le ASL ad oggi sono 32, con una serie storica molto lunga, e la popolazione rappresentata sono 11 milioni di abitanti, che rappresentano circa il 20% della popolazione italiana. Quindi, diciamo così, un indicatore anche importantissimo di tutta la realtà italiana, non solo di quella che viene monitorata direttamente. Certo, perché abbiamo appunto queste AS campione, di cui non abbiamo non abbiamo il campione in cui si fanno comunque delle simulazioni con questi dati, ma abbiamo tutti i dati, per cui abbiamo tutte le prescrizioni dei medici di medicina generale e dei pediatri per tutti i pazienti, per tutti, diciamo, la popolazione che vive in quel territorio. Ecco. Questa enorme mole di dati, come può essere aggregata e soprattutto qual è poi l'utilizzo pratico di questi dati? Allora, praticamente il primo utilizzo è quello del monitoraggio per l'azienda, il monitoraggio della spesa farmaceutica. Iniziò come il monitoraggio con il farmaco tracciante di quello che è la spesa farmaceutica. Da questo, attraverso l'integrazione con altri dati, siamo arrivati a costituire delle popolazioni, perché l'importante era di passare dal farmaco della popolazione, dalle popolazioni alle patologie. Questo perché riusciamo a fare delle corti di pazienti, che sono le donne, gli anziani, i bambini, ma anche delle corti di pazienti con patologie come quelle che abbiamo presentato oggi, che sono i pazienti in trattamento con cardiovascolari, oppure la popolazione diabetica, oppure la popolazione con asma. Abbiamo tantissimi esempi. Questo è stato, diciamo, la parte più innovativa di questo osservatorio Arno. Non ci confrontiamo solamente con i dati, ma i dati che sono dei dati di tipo amministrativo, di flussi che già esistono all'interno delle AS e che sono sempre serviti sicuramente per il rimborso, diciamo, per un mero controllo della spesa, attraverso gli altri indicatori e soprattutto l'intelligenza di chi li usa, perché sono sempre stati fatti con i servizi farmaceutici, con i clinici, con i medici di medicina generale, portati sul territorio e discussi, diventano una fonte di dati, proprio si fa ricerca epidemiologia. Diciamo che è un denominatore, una base di partenza per studi futuri. Quindi, se posso riassumere, i vantaggi di Arno dovrebbero essere il fatto che si tratta di dati di vita reale, la completezza dei dati e la tracciabilità nel tempo, l'evoluzione di un certo fenomeno, di una patologia. Certo, questo è un altro dei grandi vantaggi che appunto con una serie storica così lunga si può tracciare il percorso del paziente, il percorso, diciamo, diagnostico-terapeutico. L'altra cosa importante è che, essendo i dati in uno stesso database, con una stessa metodologia, una stessa, diciamo, piattaforma, i dati possono essere confrontati. Abbiamo visto oggi quanto è importante confrontarli e di quanto sono diverse e quanto è grande la variabilità
E di questo non ne sappiamo ancora, poi non ne sappiamo ancora molto, perché possono essere solamente dovuti alla normativa delle singole, diciamo, regioni d'ASL, ma abbiamo sempre cercato, prima di fare le analisi, di rendiamo questi dati omogenei, per cui alcuni farmaci di erogazione diretta che non sono presenti in tutte le ASL vengono tolti dall'analisi per rendere comparabili. Ci è stata fatta grande attenzione su come leggere insieme questi dati e poter fare il benchmark. Ecco, perché vi siete concentrati oggi sui farmaci di area cardiovascolare? Beh, l'area cardiovascolare perché sono una parte molto importante, rappresentano poi i primi nella classifica della spesa, sono quelli che assorbono di più la spesa, sono il secondo anche come pazienti trattati, per cui sono dei farmaci che hanno grande attenzione, ci sono i nuovi farmaci in arrivo, per cui vorremmo valutare l'impatto dei nuovi farmaci e perché è una delle cause di mortalità poi più frequenti in Italia, per cui è giusto andare a vedere anche i percorsi di appropriatezza, di aderenza alle linee guida in questo settore. Ecco, Arno ha anche una bella tradizione di pubblicazioni scientifiche, ci racconta un po' cosa fate in sì, questo senso? Sì, abbiamo fatto in questi anni ben 19 pubblicazioni scientifiche rivolte a popolazione o a patologie o dati integrati o percorsi metodologici. E di questo continuiamo, ne facciamo circa 4 all'anno. Oltre a queste sul livello nazionale, ad esempio quella che abbiamo presentato oggi, che aveva il focus sull'antipertensivi, vengono fatte a livello delle ASL locali, gli stessi dati vengono elaborati per la singola ASL, così si può presentare a livello locale i propri medici e può confrontarsi con le altre realtà. Questi dati sono presenti, visibili in Arno Giurna, che una parte, se si va nel sito dell'Osservatorio Arno, c'è questa parte di Arno Giurna in cui occorre registrarsi, ma sarà disponibile anche le presentazioni e le diapositive di oggi. Qual è il futuro di Arno, dottoressa? Il futuro di Arno, come abbiamo visto oggi, tutti chiedono di mettere molti dati, di integrarli con i dati dei medici, di continuare con i percorsi per sempre di più nell'evidenziazione di queste popolazioni con patologia, per cui stiamo cercando di allargare il panel delle ASL partecipanti. I prossimi appuntamenti saranno sui bambini, assieme alla regione, facciamo con un focus sulla regione pediatra e regione Veneto, poi ce ne sarà uno sulle donne e uno sul diabete, c'era l'appuntamento annuale con il diabete e poi a fine anno facciamo sempre in dicembre la presentazione dei dati dell'anno precedente e quest'anno vorremmo appunto farlo sulle patologie delle donne.